diamo qualche elemento per cercare di capire perché siamo arrivati qui, perché siamo in questa situazione. E che ne so io? Perché la problematica più grande per la quale la situazione sta sempre di più peggiorando è fondamentalmente legata al debito. Il debito pubblico. Noi siamo non solo il debito pubblico, perché attenzione, il debito pubblico è quello di cui parlano sempre, ma dobbiamo ricordarci che c'è un debito privato che è una volta e mezza il debito pubblico. Quindi noi attualmente abbiamo tra debito pubblico e debito privato praticamente 5.500 miliardi di euro sul quale tutti, cittadini e Stato, paghiamo interessi. E nessuno si ricorda che questa cifra enorme di 200 miliardi all'anno solo di interessi li paghiamo tutti i giorni. Li paghiamo attraverso le tasse, li paghiamo attraverso l'aumento dei costi di beni e servizi. Quindi se non attacchiamo questo problema qui, ripeto, 200 miliardi all'anno sono il 12% del PIL, noi non usciamo da nessuna parte. Allora, intanto l'euro non è una moneta unica, che ci hanno convinto di una cosa falsa. L'euro è la somma di tante monete nazionali con rapporto di cambio fisso, tant'è che se noi guardiamo nelle nostre tasche, le monetine sono tutte diverse tra quelle italiane, quelle tedesche e quelle francesi. Sono personalizzate. Bene. Diciamo. C'è un'altra cosa che abbiamo scoperto, che da diversi anni parecchie nazioni coniano monetine superiori a 2 euro, da 5, da 10 euro, che hanno validità solo nel loro territorio. La Germania conia una moneta da 5 euro, la Finlandia, l'Austria, il Portogallo. Questo significa che gli stati hanno ancora la loro sovranità monetaria. Possono stampare monete metalliche diverse superiori a 2 euro, possono stampare biglietti di Stato, perché i biglietti di Stato sono l'equivalente cartaceo delle monete metalliche. Gli stati possono emettere moneta elettronica, ma devono avere delle banche pubbliche. Sapete che le banche private creano moneta tutti i giorni, tant'è che più del 90% di tutta la moneta che noi usiamo è bancaria, quindi creata dalle banche private. Quindi l'Italia, come ha la Germania, dovrebbe avere un sistema di banche pubbliche con le quali creare denaro e investire nello sviluppo. Perché se lo Stato non interviene come faceva prima del 1992, quando noi avevamo un settore pubblico di banche che era il 50% di tutto il settore bancario, e queste banche che facevano parte, se vi ricordate, dell'IRI, erano quelle che avevano portato l'Italia ad essere la quarta potenza industriale del mondo. Le banche tedesche aiutano le aziende tedesche, perché quando un'azienda tedesca deve comprare un'azienda all'estero ottiene finanziamenti agevolati dalle banche pubbliche, perché hanno un interesse particolare. In Italia questo non avviene più. Tutta la moneta che utilizziamo proviene dal sistema bancario attraverso i prestiti, e che è il motivo per cui si crea debito pubblico e debito privato. Quindi è tutto denaro che noi usiamo, sul quale paghiamo interessi, ma che dobbiamo restituire al sistema bancario. Invece esiste un'altra modalità di moneta, che è fondamentalmente rappresentata dalle monete metalliche, perché le monete metalliche sono emesse senza debito e che permetterebbe di circolare la moneta nell'economia senza provocare debito o pagamento di interessi. Sono i biglietti di Stato, la moneta elettronica di Stato e tutto ciò che lo Stato può fare per creare moneta. Le monete fiscali, di cui ad esempio si sta cominciando a parlare nelle prossime elezioni, sono state già inserite in diversi programmi, sono monete che lo Stato può produrre senza provocare debito. E ci sarà possibilità, oppure... Le monete fiscali sono assolutamente la cosa più sicura. I biglietti di Stato non sono citati dai trattati e quindi non sono vietati. Le monete metalliche, abbiamo già detto prima che le altre nazioni le fanno già. La moneta elettronica, abbiamo già detto che la Germania ha le banche pubbliche. Basterebbe noi rifare alcune banche pubbliche per creare moneta elettronica. Quindi noi non abbiamo nessun problema. È un problema di volontà politica. Quindi quello che consiglio ai nostri telespettatori: andate a vedere nel merito dei programmi quali sono i programmi contro il sistema bancario, quali sono invece i programmi che vanno contro lo Stato. Benissimo.